di Frutis. E chiudiamo qua, Cesare, chiudiamo qua. E allora andiamo avanti con questo bellissimo servizio. Voglio ricordare Gorizia, città giardino. Allora vogliamo far vedere a tutto il mondo che abbiamo un castello veramente favoloso. Questo è un monumento, un monumento del genio, perché anche il genio era quello, pompieri che hanno costruito il ponte che era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Esatto, qua ci troviamo in... ci troviamo sul ponte di Piuma, che ci consente una bellissima visione d'insieme del nostro fiume, il fiume Isonzo, che attraversa la città, un fiume sacro alla patria, per essere stato durante la prima guerra mondiale teatro di ben 12 battaglie. Ecco, praticamente diciamo Gorizia, la Santa Gorizia, ci sono state 12 battaglie, ma veramente cruente, tantissimi morti, portiamo questi tre gioielli. Adesso per fortuna quel periodo è alle nostre spalle, ma è opportuno comunque ricordarlo per sapere che la pace e la tranquillità che in questo momento regna è dovuta anche al sacrificio di soldati provenienti anche da molto lontano, da tutta l'Italia, che hanno immolato la loro giovane vita all'italianità di Gorizia. Specialmente gli amici dell'Abruzzo. Allora vogliamo ricordare che, visto che questo servizio andrà in onda in tutto il mondo, io voglio salutare intanto tutti i nostri amici. Praticamente partiamo immediatamente dal Belgio, dall'Austria, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, Canada, Argentina, poi abbiamo Anche dalla Colombia, Roberto, perché ho dato un passaggio a un autostoppista che aveva la mamma colombiana e gli ho spiegato chi sono, e probabilmente arriverà qualche cliccata anche dalla Colombia. Benissimo, poi salutiamo gli amici della Slovenia, della Croazia, e poi gli amici della Cina, del Giappone, e adesso speriamo anche dall'India, visto che abbiamo intervistato Nadia Bonfini, Nadia una grandissima sciatrice. No? Pensa come la vita, una che ha trascorso la gioventù sciando sulle nevi perenni, ora è andata a lavorare in India, dove penso che la neve non sia mai caduta. Mi sa proprio di no. Ecco, comunque allora vogliamo salutare tutte queste persone che ci guardano, perché vi vogliamo far vedere la nostra città che è Gorizia. È una città veramente molto bella, diciamo che anche il castello, peccato che è stato chiuso proprio nel giorno quando che si doveva andare a chiarare la giornata del CAI, praticamente era la giornata del FAI, scusa, era giornata per visitare il castello. Allora naturalmente hai capito perché le sedie erano libere, no? Perché probabilmente tu forse farai l'assessore alla cultura, non si sa mai, no? Quale onore! Così si dice, no? Preferirei allo sport, Roberto. Ecco, tu lo sport, va bene, comunque uno alla cultura che dedica, che fa vedere questo grande castello, il nostro simbolo di Gorizia, o no? Cosa diciamo tu? Sì, dici? Esatto, è sullo stemma di tante associazioni goriziane, giustamente, perché rappresenta un po' l'emblema della nostra città. Questo veramente molto importante. Poi una città giardino, una città veramente molto bella, tranquilla, no? Fin dal 1800 era definita, ricordiamo, la Nizza austriaca per il clima mite e per la bellezza dei luoghi. E poi non manca nemmeno l'acqua. Esatto, e poi qua praticamente venivano a vivere i grandi personaggi dell'Austria, i grandi conti, baroni, venivano a vivere a Gorizia, a costruire le loro ville. Bene, diciamo anche la villa Corolini. La villa Corolini, mi hai tolto la parola di bocca, che più volte hai immortalato anche sapientemente con la tua telecamera in diversi servizi andati in onda su Gorizia TV. Ecco, allora vogliamo ricordare, cari amici, questo è il parco dell'Isonzo, invece. C'è il parco dell'Isonzo, che è veramente molto bello, una cosa veramente eccezionale. Io farò i giri anche in questi parchi per vedere se sono ben tenuti, perché veramente abbiamo una città che è una favola. Solo che il peccato è che io penso che ci sono certe persone che veramente non dovrebbero stare a quel posto dove che sono, perché veramente non vedono la città, questo è chiaro. Ecco, io lancio un appello, per esempio, per aprire le fontanelle durante l'estate per consentire a chi va a correre ogni tanto di dissetarsi. Benissimo. Ebbene sì, cari amici, la puntata è finita, spero che vi sia piaciuta, e io spero che vi ricordate di me, del direttore, se mi mandate qualche bel messaggino, qualche bel salutino per la mia convalescenza. Allora vi faccio tanti auguri di buona Pasqua a tutti, e che sia una giornata veramente speciale. Una giornata da ricordare, con Roberto che sarà parzialmente in quel momento fuori uso, ma che ben presto ritornerà a lavorare per la nostra gioia. Benissimo, allora un salutone a tutti e tanti auguri di buona Pasqua da Roby e da Cesare.